Siamo arrivati all'ultimo video di questo gruppo che concerne le regolazioni di colore, dove parliamo del livello o della regolazione del bianco e del nero. Ora, in questo argomento del bianco e del nero, entriamo in un contesto enorme e dovremmo affrontare tutto un intero corso per poter esplorare tutte le possibilità che ci offre questo contesto di, diciamo, scale di grigio. E ne abbiamo già avuto alcuni esempi durante questo videocorso, dicendo che i nostri dispositivi digitali non vedono il colore, eppure abbiamo visto allo schermo tutte le possibilità e i risultati che ne scaturiscono da queste scale di grigio. Un esempio lampante lo abbiamo affrontato durante il video della consultazione colore, dove tramite una miscela di dati abbiamo visto che possono scaturire una miriade di risultati. Ed in effetti, quando ci rechiamo in un centro commerciale nel settore televisione, notiamo che ogni televisore ha il suo specifico rendering personalizzato. Ecco perché notiamo su tutti questi schermi una resa differente di tonalità cromatica. Forse alcuni di voi si staranno già ponendo la domanda di cosa c'entrano le tonalità cromatiche, visto che stiamo parlando di un livello di regolazione o di regolazione di bianco e nero, quindi diciamo un documento in scala di grigio. In effetti, quando si parla di documenti in scala di grigio, o monocromatico, o come il livello di regolazione che stiamo trattando in questo video, il bianco ed il nero, dobbiamo parlare di contrasto. Poiché questi documenti, come dice la definizione stessa, scale di grigio, possiedono solamente queste tonalità cromatiche. E quindi dobbiamo giocare, ribadisco, sul contrasto per accentuarne i vari dettagli. Poiché queste tonalità cromatiche di colore giocano un ruolo importante sui documenti che poi saranno elaborati in scala di grigio. Di fronte a noi abbiamo per l'ennesima volta il documento della ruota di colore. Poiché abbiamo appena espresso che queste tonalità cromatiche, soprattutto sul digitale, giocano un ruolo importante sui documenti in scala di grigio. E vediamone il perché. Ci dirigiamo quindi sul documento seguente, che ci fornisce la spiegazione di base, e sottolineo di base, di un rapporto cromatico che ne scaturisce da un documento a colori ad un documento in scala di grigio. Su questo documento che abbiamo di fronte saltano subito all'occhio i sei colori primari che possediamo sulla ruota dei colori. Quelli superiori appartengono ad un metodo additivo, rosso, verde e blu. Quelli inferiori ad un metodo sottrattivo, ciano, magenta e giallo. Ed i loro opposti, il rosso, l'opposto del ciano, il verde al magenta ed il blu al giallo. E ormai arrivati a questo punto di questo videocorso, questi concetti dobbiamo averli assimilati. Affrontiamo quindi la parte più complessa del rapporto cromatico da un documento di colore ad un documento in scala di grigio. Abbiamo detto che il rapporto cromatico di un documento a colori rapportato ad un documento in scala di grigio è il contrasto. Ci dirigiamo quindi sui canali di questo documento e selezioniamo il canale rosso. E notiamo cosa ci dice il documento. Sul canale rosso ci dice che le tonalità di contrasto più luminose sono il rosso, il magenta ed il giallo, mentre quelle più scure, il ciano, il verde ed il blu. In realtà, se notiamo, abbiamo solo spostato la tonalità più chiara degli opposti del rosso e del ciano. Io li definisco personalmente degli interruttori per ricordarmi esattamente come vengono interpretati da un documento in digitale questi contrasti. Ed in effetti, se selezioniamo il canale verde, notiamo che l'unico interruttore, diciamo, è quello del canale verde in cui le tonalità più scure si sono spostate sul magenta. Notiamo il rosso ed il verde. Quindi, come concetto di base, io prendo il fatto che sopra possediamo tutte le tonalità più scure e
e sotto tutte le tonalità più chiare, quindi metodo additivo tonalità più scure, metodo sottrattivo tonalità più chiare. E a seconda del canale in cui vado a lavorare, notiamo che questo interruttore fa cambiare le tonalità di contrasto tramite i vari colori primari del documento. Quindi se selezioniamo il rosso avremo le tonalità più luminose, rosso, magenta e giallo. Se selezioniamo il verde, rosso, magenta e blu, quelle più scure, mentre ciano, verde e giallo, quelle più chiare. Ed infine se selezioniamo il blu, blu, magenta e ciano, tonalità più luminose, rosso, verde e giallo, tonalità più scure. Quindi, per semplificare questo concetto, ricordiamoci sempre che le tonalità su un metodo additivo sono tutte scure. Quando andiamo a selezionare un colore primario, in automatico è come se attiviamo un interruttore facendo passare la tonalità più scura sottostante al suo opposto. Quindi seleziono il rosso, la tonalità più scura passa sul ciano e quella più chiara sul rosso. Stesso concetto sul verde, stesso concetto sul blu. Quindi vedete che io preferisco definirli come un interruttore per ricordarmi i vari contrasti che applica un documento in digitale. Torniamo sul documento precedente per vedere come funziona questo concetto direttamente sulla ruota dei colori. Selezioniamo quindi il canale rosso e notiamo che quando selezioniamo il canale rosso, i due colori adiacenti, giallo e magenta, verranno presi in considerazione per apportare una modifica ai documenti in scala di grigio tramite il concetto di contrasto. Stesso parametro sul canale verde, verde e i suoi colori primari adiacenti ciano e giallo, ed anche il blu, colori primari adiacenti ciano e magenta, e se torniamo sul documento seguente, blu, ciano e magenta e blu. Blu, ciano e magenta. Sul verde, verde, ciano e giallo. Verde, ciano e giallo. Ed in ultimo il rosso. Rosso, magenta e giallo, le tonalità più chiare. Rosso, magenta e giallo. Abbiamo visto quindi come concetto di base sui documenti digitali, e ribadisco concetto di base, come viene interpretato il documento tramite una tonalità cromatica di un documento a colori rapportato ad un documento in scala di grigio. Avendo affrontato questo primo discorso preliminare del rapporto di un documento a colori ad un documento in scala di grigio, ci possiamo dirigere sul documento del livello di regolazione bianco e nero. Innanzitutto dobbiamo tenere a mente che quando apportiamo una modifica al nostro documento tramite una regolazione o livello di regolazione bianco e nero, le informazioni di colore sono sempre presenti sul nostro documento. Ma qualsiasi sia la regolazione o la modifica che apportiamo a livello visivo per un bianco e nero, per una scala di grigio, in effetti possiamo inserire per esempio un livello di regolazione miscelatore canale e selezionare monocromatico e abbiamo un documento visibilmente in scala di grigio. Oppure ancora un livello di regolazione tonalità e saturazione e abbassarne la saturazione al minimo ed avere anche qui un documento a livello visivo in scala di grigio. O ancora per esempio lo stesso concetto sulla vividezza,
ed avere un documento a livello visivo in scala di grigio, o ancora tramite barre dei menu, immagini, regolazioni, togli saturazione, che consiglio vivamente di dimenticare questa funzione. Queste sono solamente alcune funzioni che abbiamo affrontato anche precedentemente durante questo videocorso, che ci permettono di avere a livello visivo un documento in scala di grigio. Ma, come detto all'inizio di questo video, dovremmo affrontare un intero corso per poter esplorare tutte le possibilità dei documenti in scala di grigio. Introduciamo ora la regolazione del bianco e del nero. Ci richiamo quindi nella barra dei menu, immagine, regolazioni, e selezioniamo la regolazione bianco e nero. Scorciatoio da tastiera per Windows, Alt maiuscolo Ctrl e la lettera B, per Mac Option maiuscolo Command e lettera B, e quando ci clicchiamo sopra si apre un riquadro. A primo impatto notiamo che, una volta inserita questa regolazione di bianco e nero, ha automaticamente trasformato il livello in cui la stiamo applicando da un documento a colori ad un documento in scala di grigio, cosa che è differente dalle altre regolazioni, dove dovevamo per esempio spuntare delle funzioni come il monocromatico, oppure impostare una saturazione al minimo per visualizzare una scala di grigio sul nostro documento. Invece in questo caso questa regolazione la applica in maniera automatica. Vediamo ora cosa ci propone questa regolazione di bianco e nero. Possiamo utilizzare uno dei predefiniti inseriti dagli sviluppatori di Photoshop. Ovviamente il classico menu contestuale, dove possiamo salvare, caricare o eliminare un predefinito, ed in seguito i parametri inerenti al contrasto che abbiamo spiegato precedentemente, cioè i 6 colori primari che abbiamo incontrato sia sulla ruota dei colori che sul documento del rapporto cromatico. In seguito abbiamo la funzione di tinta, che esprime, diciamo, lo stesso concetto di un livello di regolazione tonalità e saturazione sul parametro colora. Ed in effetti, se attiviamo la spunta a questa funzione, notiamo che il livello in cui stiamo applicando questa modifica viene colorato con il colore conseguente selezionato. La differenza è che in questo caso abbiamo la possibilità, selezionando da questo riquadro con un semplice clic, di aprire il selettore del colore e selezionare la tinta che più ci aggrada, cosa che invece su un livello di regolazione tonalità e saturazione potevamo solo modificare tramite il parametro tonalità. Ed in effetti questi due parametri di tonalità e saturazione vengono solamente attivati quando selezioniamo la spunta a tinta, ed in effetti in questo momento sono disattivati, e se mettiamo la spunta si attivano ed esprimono lo stesso concetto di un livello di regolazione tonalità e saturazione. Ed in effetti sul parametro tonalità abbiamo il simbolo che esprime la gradazione, mentre sulla saturazione un simbolo che esprime la percentuale. La differenza invece di un livello di regolazione ad una regolazione bianco e nero è che sul documento che abbiamo di fronte non abbiamo la possibilità di utilizzare questi due parametri, tonalità e saturazione, perché su un livello di regolazione bianco e nero non sono presenti. Quindi attenzione a notar bene questa differenza. Su una classica regolazione bianco e nero possiamo utilizzare i parametri di tonalità e saturazione. Su un livello di regolazione bianco e nero questi due parametri non sono presenti. Chiudiamo il riquadro di regolazione bianco e nero. Inseriamo in questo momento un livello di regolazione bianco e nero ed andiamo a vedere i parametri restanti che ci propone questa regolazione, che possiamo utilizzare sia tramite una classica
regolazione che un livello di regolazione. In effetti abbiamo la possibilità di utilizzare l'opzione automatica e quando ci clicchiamo sopra lasciamo decidere a Photoshop quale sia il miglior contrasto da applicare sul nostro documento in maniera automatica. La funzione invece di regolazione mirata ci permette di andare a selezionare il parametro conseguente che ci propone questa regolazione cercando di aumentare o diminuire l'intensità di quella regolazione. Sarebbe a dire che su questo documento noi abbiamo due testi, per esempio regolazione mirata e contrasto, che sono in tonalità blu e contrasto in tonalità rossa. Se noi puntiamo il cursore sul testo di regolazione mirata che possiede una tonalità blu, quando effettuiamo un clic notiamo dal pannello delle proprietà del livello di regolazione che si è attivato il parametro blu e possiamo andare a aumentare o diminuire questa intensità. E vedete che solo quel parametro viene modificato. E quindi io posso andare a giocare sull'intensità del contrasto di quel parametro su quelle date tonalità. Ecco perché si parlava di tonalità cromatica rapportata ad un documento in scala di grigio. Stesso concetto se applichiamo questa funzione di regolazione mirata sul testo contrasto che possiede una tonalità di rosso. Quando ci clicchiamo sopra, notiamo che il parametro conseguente che viene attivato e possiamo andare a diminuire o ad aumentare questo contrasto di rosso sul nostro documento rapportato in scala di grigio. Ecco perché io dico che è molto importante capire il concetto del rapporto da un documento a colori ad un documento in scala di grigio. Cominciamo quindi a fare delle piccole prove pratiche su dei documenti. Chiudiamo i documenti che non ci interessano. E cominciamo, ribadisco, a fare delle prime prove pratiche su questa stupenda immagine di questo campo di tulipani. Ora, siccome abbiamo detto precedentemente che per ciò che riguarda un documento in scala di grigio possono scaturire una miriade di risultati, andremo a fare delle semplici prove pratiche, ma soprattutto andremo a vedere un concetto di base su come migliorare l'aspetto di un documento proposto poi in scala di grigio. Quindi cominciamo innanzitutto con semplici prove pratiche e andiamo ad inserire il nostro livello di regolazione bianco e nero. Ora, avendo inserito semplicemente questo livello di regolazione bianco e nero, notiamo già un primo risultato allo schermo. Andiamo invece ad utilizzare la funzione automatica di questo livello di regolazione e vedere cosa ci realizza Photoshop. Ed ecco il risultato. Livello solamente inserito di bianco e nero, funzione automatica applicata. Notiamo tutte le differenze. Tramite solamente una semplice funzione di automatico. Quindi immaginate tutti i risultati che ne potrebbero scaturire da un documento in scala di grigio. E possiamo ancora modificare ciò che noi desideriamo. Per esempio, io vorrei che l'attenzione dell'utente si concentrasse maggiormente sui petali di questo campo di tulipani. Quindi vado a dire che vado a diminuire leggermente il contrasto sul blu aumentando il ciano. Vado ad aumentare il contrasto sul rosso diminuendo il giallo ed il verde aumentando il magenta. E notiamo tutte le differenze che abbiamo applicato sul nostro documento facendo concentrare l'attenzione dell'utente quando vedrà questa immagine sui petali dei tulipani. Ora,
tramite questo livello di regolazione bianco e nero abbiamo ottenuto un primo risultato iniziale. Nonostante ciò, questa immagine è priva di profondità e non possiede alcun impatto emotivo. La domanda che dobbiamo porci innanzitutto è di dire: cosa dobbiamo farne di questo documento? Lo vogliamo utilizzare in scala di grigio? Benissimo, allora un semplice livello di regolazione bianco e nero non è sufficiente. Quindi ripristiniamo il nostro documento e vediamo come applicare una leggera profondità a questo documento e un maggior impatto emotivo. Andiamo ad inserire un livello di regolazione miscelatore canale, attiviamo la spunta monocromatico ed in seguito la disattiviamo. Andiamo a lavorare sul canale in output rosso, dicendogli che sul rosso desideriamo il 200%, sul verde meno 50% e sul blu meno 50%, rispettando la famosa regola del 100%. In seguito andiamo a duplicare il nostro livello di sfondo ed a sovrapporlo al livello di regolazione miscelatore canale, dandogli per esempio un 75% di opacità con un metodo di fusione sovrapponi. Ora andiamo ad inserire il nostro livello di regolazione bianco e nero ed andiamo ad applicare le modifiche sull'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè attirare maggiormente l'attenzione dell'utente sui petali di questo campo di tulipani. Quindi andiamo ad aumentare leggermente il rosso, diminuendo il giallo ed il verde. La differenza tra ciano e blu e aumentando leggermente il magenta. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto allo schermo. Vediamo cosa abbiamo realizzato tramite questa piccola manovra che abbiamo effettuato su questo documento. Creiamo un nuovo livello unito da quelli precedenti. Questo sarebbe stato il nostro documento con la semplice modifica tramite un livello di regolazione bianco e nero. E questo è quello che abbiamo realizzato con alcuni parametri ulteriori. Innanzitutto notiamo che la profondità di questo documento è aumentata ed in effetti prestiamo attenzione agli alberi sullo sfondo di questo campo di tulipani. Sono maggiormente pronunciati, ma anche le stesse nuvole hanno maggior senso di profondità. Oltre che aver dato un senso di maggior emotività a questo documento, ed in effetti lo notiamo dal cielo. Ecco perché io dico che sui documenti in scala di grigio possono scaturire una miriade di risultati. E soprattutto focalizzare l'attenzione sull'obiettivo che ci siamo prefissati. In questo caso desideravamo un documento in scala di grigio, cercando di catturare maggiormente l'attenzione sui petali di questo campo di tulipani. Quindi avete visto come abbiamo modificato questo documento in bianco e nero per ottenere ciò che desideravamo. Ed esistono una moltitudine di processi per ottenere ciò che noi desideriamo su un documento in scala di grigio. Per esempio, tramite un documento che proviene da un formato RAW. Avendo elaborato questo documento ed inserendo il nostro livello di regolazione bianco e nero, questo sarebbe stato il risultato senza elaborazione, questo con elaborazione. Oppure simulando un documento in infrarossi tramite una classica immagine in formato JPEG. Anche qui, se andiamo ad inserire un livello di regolazione bianco e nero, ecco cosa otteniamo. Questa sarebbe stata
senza l'elaborazione, questa con l'elaborazione. Prestiamo attenzione solamente agli alberi di questo documento. Notiamo che possiedono dei colori differenti di base. Se noi applichiamo solamente un livello di regolazione bianco e nero, guardate come tutte le tonalità di questi alberi sono state perse, quindi la differenza. Sembrano tutti grigi. Applicando un'elaborazione abbiamo la possibilità di far ritornare queste differenze di tonalità in scala di grigio tramite questo semplice livello di regolazione bianco e nero. Oppure ancora di miscelare le scale di grigio con i colori, per esempio ottenendo una miscela di un duotone come su questo documento, tramite una semplice elaborazione in scale di grigio sull'erba e un render magenta sulle foglie. Siamo arrivati quindi alla fine di questo video che tratta l'argomento del livello di regolazione bianco e nero. Ma ribadisco ancora una volta che sul concetto delle scale di grigio dovremmo affrontare un intero corso.